bilancio in chiaroscuro, quello tracciato oggi dal presidente della Corte di Appello di Napoli, Antonio Buonaiuto, nella cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario per definire lo stato dell'amministrazione e della giustizia in città. Carenza di personale e lungaggini dei tempi del procedimento sono tra i primi motivi della congestione degli uffici giudiziari, che soffrono anche per il mancato stanziamento delle risorse necessarie. Noi come Avvocatura Italiana e Napoletana chiediamo stanziamenti per la giustizia, chiediamo la giustizia che ascolti i cittadini, che sia a misura di cittadino, quindi funzioni finalmente in maniera diversa rispetto al passato. Il bilancio sicuramente è molto critico, perché soprattutto per quanto riguarda il nostro distretto le criticità sono enormi. Le riforme di quest'anno a livello nazionale sono inutili, perché non lo diciamo da troppo tempo. La giustizia per funzionare ha bisogno di stanziamenti adeguati. Senza questi stanziamenti le riforme a costo zero sono dannose e quindi non servono a nulla, se non a essere ennesimi spot pubblicitari. Tra i temi affrontati, quello della giustizia penale, in affanno a causa delle riforme processuali mancate, ed il sovraffollamento delle carceri, che ha raggiunto livelli inaccettabili per un paese civile. Alla cerimonia, nel Salone dei Busti di Castel Capuano, sono intervenute autorità e rappresentanti della magistratura e del settore forense. Ricordo quando ho fatto il magistrato a Napoli, sono diventato magistrato nel 94, quando ho fatto parte del Consiglio giudiziario, insomma c'è la mia vita qua dentro, e quindi è un'emozione particolare, oltre al fatto di rappresentare la mia città nella sala del diritto, sperando che ci sia più attenzione per la giustizia, più risorse, perché senza la tutela dei diritti e la garanzia dei diritti non c'è democrazia. Un grande impegno testimonia un grande sforzo nel contrasto a tutte le forme di criminalità sul territorio, e quindi un momento di riflessione, un momento di stimolo per fare sempre di più e meglio per il prossimo futuro.